Siamo con Sante Bontà, vice allenatore del Giuliana Basket. Sante, una Giulianova, facciamo un passo indietro, che ha colto una vittoria importante, una vittoria che serviva contro Fabriano. Sì, effettivamente è stata una vittoria da salutare, una vittoria che ci voleva perché ne avevamo bisogno e questo ci ha fatto molto bene, ci ha caricato e basta guardare anche la classifica, il modo in cui è venuta questa vittoria, soprattutto il terzo e quarto quarto che abbiamo giocato benissimo, abbiamo soprattutto difeso benissimo e questo è quello che noi volevamo. I primi due quarti eravamo un po' agitati perché la posta in palio era molto alta e sapevamo che era una partita fondamentale per noi. Settimana di allenamenti un po' difficile, qualche acciacco, però non bisogna insomma, fermarsi perché una gara importante fuori casa contro Senigallia che è un po' una delle bestie nere di Giulianova. Sì, effettivamente questa settimana è una settimana un po' causata da infortuni perché abbiamo Banchi, ultimo che si è fermato, Cricogna pure infortunato, Ricci si è fermato, Tomasello c'è un problema pure in ginocchio, quindi ci stiamo allenando diciamo con dei ragazzini. Questo non significa che adesso noi dobbiamo andare a Senigallia già abbattuti, venderemo cara la pelle perché è normale, sappiamo che Senigallia è una buonissima squadra, l'abbiamo vista qui nell'andata. Però ci alleniamo con la forza, la caparbietà e tutto l'impegno che noi andremo a mettere in campo già domenica. Che partita sarà? Perché comunque Senigallia è una squadra con tanti punti nelle mani e dei giocatori importanti come ad esempio Tortù, Paparella e Romani. Sì, hai detto giusto tu, una squadra con molti punti nelle mani. Secondo me la partita noi la dobbiamo difendere bene. Se riusciamo a difendere bene, come sappiamo difendere, perché sappiamo difendere, e ci stiamo con la testa e con il cuore, siamo una squadra che può metterla, che può mettere in difficoltà il Senegal.